Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar di Edicom. Oggi 1 marzo, siamo arrivati in questo mese di marzo, quindi già oltre un mese che abbiamo ricominciato la nostra attività via web, quindi i nostri webinar, e siamo arrivati anche al terzo appuntamento con Knauf. Terzo appuntamento che si inserisce appunto in un ciclo che lo vedete già dalla prima slide. Qui riportata, che si inserisce in un ciclo che abbiamo chiamato Isolare al 110%. Ovviamente, come ho detto già tutte le altre volte, ogni riferimento non è puramente casuale, ma ci riferiamo ovviamente un pochino al tema del momento, no? Che non voglio solo ridurre al tema superbonus, ma voglio ridurre a quella, voglio, scusa, scusate, voglio portare a quella necessità un pochino di andare a intervenire, riqualificare il patrimonio edilizio, chiaramente isolandolo e portandolo ad essere maggiormente efficiente. Tre appuntamenti, come dicevo, questo conclude questo miniciclo, ma poi con Knauf ci ritroveremo, diciamo, nel corso dell'anno con altri appuntamenti. Conclude questo miniciclo che ha visto cominciare il 15 febbraio con, forse lo dicevamo anche adesso con Federico, parlando di isolamento, il tema per eccellenza, quindi il sistema a cappotto. Il 22 febbraio, quindi la scorsa settimana, parlando di sistemi integrati di tamponamento a secco per esterno, e oggi invece introduciamo il tema dell'isolamento dall'interno. Lasceremo poi dire all'ingegner Federico Gazzari, che vedete qui accanto a me, lui si occupa di Product Innovation per Knauf, lasceremo un po' a dire qual è la casistica in cui andare a pensare, a progettare un isolamento dall'interno, perché ovviamente ci sono delle questioni anche legate un pochino alla necessità, no? Penso ad esempio a quello che può essere un'edilizia vincolata, un'edilizia storica che non ci consente di poter andare magari ad applicare un cappotto esterno. Ecco che allora ci possono venire incontro delle soluzioni che adesso a breve vi introdurremo e vi presenteremo. Questo ciclo di appuntamenti si inserisce in una campagna, come dicevo, anche ampia, che è quella della 110 Lode portata avanti da Knauf. Adesso l'ingegner Federico Gazzari ci introdurrà un pochino anche a questo aspetto. Vi do solo qualche informazione di servizio. Ho citato questi tre appuntamenti che potrete rivedere se ve li siete persi, così come l'appuntamento di oggi sul nostro sito. Sul nostro canale YouTube Edicom News. Le slide che vedrete quest'oggi vi saranno inviate via posta elettronica un paio d'ore dal termine di questa diretta, che grosso modo terminerà intorno alle 6:30. Quindi, diciamo, dopo cena ve le trovate le slide direttamente sulla vostra casella di posta elettronica. Così, se avete piacere di andare a vedere qualche dato in più che ha illustrato il nostro ingegner Federico Gazzari, potete farlo tranquillamente. Prima di lasciare la parola a lui, solo la solita raccomandazione che se volete fare domande, lo potete fare in diretta, direttamente subito, perché cercheremo, come per le altre volte, come è nostra ormai abitudine, dare risposta già durante la relazione, non lasciare tutto alla fine, attraverso il campo chat domande di GoToWebinar. Come sempre, anzi, approfitto per salutare tutti, ci state già inondando dei vostri buonasera. Spero che queste a breve diventeranno domande per il nostro Federico, che avrà piacere ovviamente di darvi risposta. Io credo di aver detto tutto, di aver rubato come al solito sufficientemente tempo per consentire a tutti di potervi accomodare davanti al vostro monitor e darei il benvenuto, il buonasera all'ingegner Gazzari e lascerei a lui la parola. Prego, Federico. Grazie, grazie mille. Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto, e ovviamente voglio ringraziarvi per la partecipazione. Vedo che il numero di partecipanti sta via via aumentando, quindi questo fa sicuramente piacere. È un argomento, quello che andremo a trattare, sicuramente importante, sicuramente è l'argomento principe per quanto riguarda quella che è la rivoluzione nell'edilizia per l'avvento del superbonus 110% come sappiamo, con la legge 77 del 2020, e tra questo, oltre al sistema isolamento cappotto che abbiamo visto con un mio collega nel primo appuntamento, anche l'isolamento dall'interno potrebbe essere una buona carta da giocare per cercare di migliorare quello che è l'efficienza energetica.
andremo a vedere poi quali sono le principali soluzioni che possono essere adottate per isolare termicamente, ma al tempo stesso anche acusticamente. Come aveva detto prima Marco, ci sono delle condizioni particolari, dei casi particolari in cui non è possibile intervenire con il sistema cappotto termico perché magari ci sono appunto dei vincoli architettonici, urbanistici, edilizi in generale, che appunto non consentono di andare a utilizzare il sistema cappotto termico e quindi di intervenire direttamente sulla parte esterna dell'involucro. L'isolamento termico dall'interno è un vantaggio proprio per questo motivo, perché si riesce a trovare un buon compromesso tra quella che è la rapidità di esecuzione, l'efficienza che si riesce in qualche modo ad ottenere e gli spazi esigui necessari proprio per la realizzazione dei sistemi a secco prevalentemente. Quindi vediamo un attimo quello che andremo ad affrontare. Una piccola introduzione, un piccolo excursus anche per quanto riguarda la nostra campagna 110 e lode, che è partita ormai da qualche settimana. Andremo poi ad approfondire in particolar modo le soluzioni Knauf involucro e soprattutto quello che è l'isolamento dall'interno. Vediamo anche quali sono i vantaggi che possiamo ottenere con l'isolamento termico-acustico. Ci concentreremo in particolar modo sulla prima tematica, perché poi si lega direttamente al superbonus 110%. Le contropareti sono ovviamente le soluzioni principali che possono essere adottate e vedremo quali possono essere utilizzate con i sistemi Knauf. E da qui poi parte tutta una serie di prodotti, accessori che sono appunto collegati al sistema controparete, che sono necessari, fondamentali per realizzare un sistema a regola d'arte, come non soltanto viene riportato nel nostro manuale di POS, ma ovviamente come viene indicata nella norma di riferimento. Quindi avremo gli isolanti, la serie di lastre che possono essere prevalentemente utilizzate in base ai loro benefici e le loro caratteristiche intrinseche, e poi un altro sistema sicuramente molto efficiente, soprattutto in termini di spazio ridotto e di rapidità di posa, sono quelle che appunto vengono definite come contropareti incollate che si ottengono attraverso le isolastre. E poi faremo anche un breve riepilogo di come avviene la corretta posa in opera, che è sì la parte centrale che tutti gli applicatori dovrebbero conoscere, però è importante avere anche un'idea di quella che è la corretta posa in opera, soprattutto se è necessario poi andare a effettuare poi delle verifiche successive e vedere se effettivamente il tutto è stato realizzato come descritto nella documentazione tecnica. Tra le varie soluzioni non ritroviamo solamente le contropareti, ma ovviamente anche i controsoffitti, laddove c'è la possibilità di intervenire e quindi se ci sono degli spazi adeguati è possibile intervenire anche direttamente al solaio e non solo alle pareti esistenti. Come ho detto prima, Knauf si è messa in moto per quanto riguarda quello che è il superbonus 110%. In particolare abbiamo fatto tutta una serie di aggiornamenti per quanto riguarda la documentazione tecnica, soprattutto relativamente al sistema cappotto. È ovvio che noi entriamo in gioco soprattutto per quello che è l'efficientamento energetico, quindi cercare di migliorare l'aspetto di trasmittanza di quella che è la possibile formazione di condense superficiali, interstiziali, con appunto l'inserimento di isolanti, lastre e via discorrendo. Il consiglio ovviamente è quello di andare a scaricare tutta la nostra documentazione, perché è ovvio che non possiamo oggi, il tempo è comunque esiguo, affrontare tutte le possibili soluzioni che è possibile adottare con i nostri prodotti e con le nostre soluzioni.
La brochure ovviamente può essere scaricata dal nostro sito ed è liberamente consultabile. Come abbiamo detto prima, abbiamo fatto anche una serie di webinar e li faremo poi nelle prossime settimane. I primi tre hanno chiuso con quello di oggi un ciclo che è relativo e che è stato soprattutto centrato su quello che è il Superbonus 110%. E per questo voglio anche ringraziare in questo caso Edicom per la collaborazione che c'è stata e spero che in qualche modo possa essere utile, risultata utile come quella di oggi. E quindi mi raccomando, consiglio, non perdetevi le prossime eventuali comunicazioni. Il sistema involucro ovviamente parte dal sistema cappotto termico che abbiamo già affrontato nel primo webinar. Con il sistema cappotto termico è ovvio che si riesce ad ottenere quello che è il massimo efficientamento energetico se si interviene direttamente sull'involucro. È ovvio che un piccolo contributo può essere dato anche attraverso l'isolamento dall'interno e al tempo stesso con l'utilizzo del sistema Knauf Aquapanel che invece è stato approfondito e visto diciamo, nel secondo webinar. Anche qui tutta la documentazione Knauf è disponibile, scaricabile dal nostro sito, quindi per qualunque necessità, non dico solamente di andare a vedere la nostra documentazione, ma di fare riferimento anche alla nostra assistenza tecnica per rispondere a tutte le vostre chiamate, tutti i vostri dubbi per email che possono nascere ovviamente non soltanto per il sistema nostro in sé per sé, Knauf, ma anche ovviamente per tutte le domande legate al Superbonus 110%. In questa slide vediamo una panoramica generica di quelle che sono appunto le soluzioni adottabili con Knauf. È ovvio che quelle più interessanti sono relative al sistema cappotto termico, però non bisogna appunto dimenticarci che l'isolamento dell'edificio si ottiene anche intervenendo dall'interno. E vedremo poi nel dettaglio come e soprattutto quando si rende necessario un isolamento dall'interno. Isolamento dall'interno con contropareti, controsoffitti, poi ovviamente abbiamo anche delle soluzioni particolari, diciamo speciali, legate ad esempio a quella che è la sicurezza, dei solai, quando appunto ci sono dei solai particolarmente degradati, c'è il rischio, di caduta delle porzioni del solaio stesso, allora lì si interviene con ovviamente il sistema antisfondellamento. Un'altra soluzione importante, non tanto per migliorare quello che è l'isolamento termico, ma per migliorare quello che è l'efficientamento energetico, soprattutto in termini di indice di prestazione energetica globale dell'edificio, è l'intervento con i massetti autolivellanti. Ho poi inserito nella parte finale della presentazione due ulteriori slide proprio per diciamo, approfondire questa parte che sicuramente è fondamentale qualora si cerca di ottenere un miglioramento dal punto di vista di efficientamento energetico dell'impianto radiante, perché i massetti rappresentano l'elemento non fondamentale, ma addirittura primario per cercare di migliorare quella che è l'efficienza energetica, quindi il rendimento e via discorrendo. Di un impianto radiante. L'isolamento termico e acustico, quindi iniziamo a vedere piano piano quali sono tutte le soluzioni che possono essere adottate, perlomeno quelle più importanti, quelle principali. È ovvio che isolare dall'interno porta ad una serie di vantaggi che sono elencati brevemente in questa slide. Il primo vantaggio dal punto di vista termico è il miglioramento del valore della trasmittanza. È ovvio che la trasmittanza si viene a ridurre per la presenza di una lastra, di una o più lastre, a seconda di quella che è la richiesta,
e ovviamente soprattutto con l'inserimento di un materiale isolante all'interno, materiale isolante che potrà essere in lana minerale di vetro, di roccia e via discorrendo. È ovvio che l'aumento della temperatura delle pareti è un requisito fondamentale per cercare di ridurre il fenomeno della condensa superficiale. Come tutti sanno, uno dei problemi che ci possono essere in abitazioni, soprattutto quelle non moderne, quindi quelle dove effettivamente i calcoli termoigrometrici non sono stati eseguiti correttamente, il rischio della condensa superficiale, ma soprattutto di quella che è la formazione della muffa, è uno dei problemi principali che ritroviamo in molte delle abitazioni, soprattutto quelle costruite, non di recente. Di conseguenza, intervenire con un'applicazione particolare, quindi con una controparete, che poi potrà essere una controparete autoportante, direttamente vincolata e via discorrendo, si incrementa la temperatura superficiale della parete interna. Perché? Perché così facendo si riduce quello che è il fenomeno della condensa, perché la condensa, come sappiamo, si viene a creare quando si crea una situazione di saturazione. E ogni qualvolta si riduce il valore della temperatura, mantenendo costante, diciamo, quello che è l'apporto di vapore acqueo all'interno dell'ambiente, si giunge a quella che è la condizione di saturazione e quindi alla possibile formazione di condensa, perché si va al di sotto della temperatura di rugiada. Le verifiche, tra l'altro, richiedono che appunto non si formi la condensa superficiale, che deve essere effettuata appunto nella condizione di saturazione al 100%, mentre la verifica per il rischio di formazione muffa in realtà viene eseguita ad una condizione di non saturazione, ma una condizione di umidità relativa pari all'80%. Quindi il valore della temperatura, in questo caso limite, si alza leggermente e quindi ci sono dei casi in cui la formazione della muffa è antecedente appunto alla formazione della condensa superficiale. L'altro vantaggio è la sensazione di benessere abitativo. Il fatto di utilizzare delle lastre in gesso rivestito portano questo vantaggio. Il gesso è un materiale molto poroso, materiale poroso che ha quindi il vantaggio di creare una condizione di equilibrio igrometrico con l'area dell'ambiente circostante, quindi l'area dell'ambiente interno. Cioè il gesso ha una partecipazione attiva nei confronti di quella che è la produzione di umidità relativa che ci può essere in un ambiente. Quindi riesce a intrappolare quello che è il valore del vapore acqueo che ci può essere nell'ambiente interno, rendendo l'ambiente stesso meno umido, e lo restituisce quando invece l'ambiente risulta essere, tra virgolette, più secco, quindi con valori di umidità in questo caso ridotti. Eliminazione delle muffe, come ho detto prima, andando a realizzare una controparete, indipendentemente dalla tipologia realizzativa, si incrementa la temperatura della superficie interna della parete, quindi si abbassa quella che è la condizione di saturazione, e ci si allontana da quella che è la temperatura limite in corrispondenza della quale c'è la possibilità di formare la muffa, ed è tra l'altro un altro requisito fondamentale richiesto dalle verifiche di legge secondo appunto il decreto ministeriale dei requisiti minimi. Al tempo stesso, con la realizzazione di una controparete aggiuntiva, si va a ottenere un beneficio in termini di riscaldamento, perché nel caso appunto del comfort termico bisogna cercare di avere una temperatura operante interna che sia appunto in un range che ricade in quello che è il comfort abitativo interno. Quindi avere una temperatura di 26 gradi centigradi, diciamo, durante il periodo estivo e di 20 gradi invece durante il periodo invernale.
È ovvio che la temperatura operante dipende non soltanto da quella che è la temperatura dell'ambiente interno, ma anche da quella che è la temperatura delle pareti, perché appunto per il fenomeno dell'irraggiamento è ovvio che avere una temperatura della parete molto fredda, molto bassa, vuol dire che il tempo necessario per ottenere una temperatura adeguata a quello che è il comfort termico stabilito dalla norma ci vuole molto più tempo. Quindi partire da una temperatura della parete interna già piuttosto elevata, più elevata perlomeno, si riesce anche a ridurre quelli che sono i tempi di attesa per ottenere la temperatura desiderata in termini appunto di temperatura operante, riducendo di conseguenza quella che è l'inerzia termica. Regolazione igrotermica degli ambienti, come ho detto prima, quindi il gesso è un regolatore igrometrico dell'ambiente perché assorbe o restituisce l'umidità a seconda di quelle che sono le condizioni dell'ambiente stesso. Non ultimo, appunto, tra i requisiti, cioè, o meglio, tra le conseguenze che possiamo avere con l'utilizzo di una controparete o eventualmente di un controsoffitto, è quello che è una miglioria dal punto di vista acustico in termini di isolamento e in parte in termini di assorbimento acustico. È ovvio che il beneficio principale si ottiene in termini di isolamento acustico. L'assorbimento acustico in realtà, come tutti sanno, si ottiene utilizzando principalmente materiali fonoassorbenti, oppure lastre, elementi che sono forati e fessurati. Un piccolo contributo c'è anche da parte delle lastre, perché l'assorbimento si ottiene o attraverso l'utilizzo di materiali fibrosi, materiali che quindi sono in grado di assorbire le onde sonore, o attraverso dei risuonatori acustici, quindi attraverso l'uso di elementi, lastre essenzialmente, che sono forate e fessurate, e in parte attraverso l'effetto di quelli che sono i pannelli vibranti, cioè quando vengono messi in vibrazione. Le lastre sono uno di questi, quindi quando vengono colpiti da un'onda sonora iniziano a vibrare, iniziano a deformare quella che è la loro geometria superficiale, e attraverso quindi questo fenomeno riescono parzialmente a ridurre, o meglio, ad assorbire le onde sonore. È un fenomeno che in realtà avviene principalmente alle basse frequenze, quindi frequenze che interessano poco, quelle che invece dobbiamo considerare come le frequenze principali per la progettazione dal punto di vista del comfort acustico. Federico, ti Vediamo a interrompo questo. un attimo Sì. nella presentazione, perché non so se adesso tratterai il tema durante le slide, però sono arrivate già diverse richieste che Sì. riguardano fondamentalmente due temi. Da un lato è quello di quali accortezze adottare per risolvere i ponti termici isolando dall'interno. Dall'altro lato il tema che ci dicono i nostri professionisti è il rischio di condense interstiziali. Se quindi Sì. c'è qualche accorgimento per evitare le connessioni interstiziali e anche eventualmente la formazione di muffe tra solaio e parete, quindi il nodo solaio, andando ad isolare dall'interno. Ecco, io te lo do come indicazione perché chiaramente siamo ancora all'inizio, quindi magari tratterai questo argomento, altrimenti se ci puoi dare qualche indicazione già adesso. Sì, allora, sicuramente, allora, la condensa interstiziale avrei fatto vedere comunque. Se ne può parlare anche ora, sicuramente è un argomento fondamentale. La condensa interstiziale, diciamo, può essere risolta prevalentemente andando ad utilizzare una barriera al vapore. Perché? Perché si impedisce il passaggio del vapore acqueo attraverso gli strati interni della parete. Praticamente la condensa interstiziale si viene a formare ogni qualvolta il vapore acqueo viene ad entrare in contatto con degli strati che sono particolarmente freddi. Quindi il problema come può essere risolto? Sicuramente
uno degli interventi è l'inserimento di una barriera al vapore, quindi di un elemento che abbia una elevata capacità di resistere al passaggio del vapore acqueo. E anche un semplice foglio d'alluminio potrebbe essere sufficiente. Questo ovviamente poi deve essere analizzato in maniera più approfondita attraverso le analisi termoigrometriche, quindi attraverso il diagramma di Glaser principalmente. E quindi i consigli, diciamo, a livello progettuale per impedire il fenomeno della condensa interstiziale è cercare di porre quelli che sono gli elementi di maggiore resistenza termica dall'esterno verso l'interno. Quindi gli elementi che hanno maggiore resistenza termica devono essere posti verso l'esterno e poi via via verso l'interno a decrescere. Mentre gli elementi che hanno una elevata capacità di resistere al passaggio del vapore acqueo devono essere messi nella parte interna, cioè nella parte, diciamo, calda della parete. Quindi la barriera a vapore deve essere posta nella parte interna della parete, e via via si ha la riduzione di quelli che sono gli elementi con maggiore resistenza al vapore. Questo perché? Perché da una parte il problema della condensa interstiziale si ha principalmente in inverno, quindi quando ovviamente le temperature sono più elevate nella parte interna dell'edificio e più basse nella parte esterna dell'edificio. Bisogna impedire quindi che questo passaggio di vapore, che è sicuramente più elevato nella parte interna dell'edificio, passi attraverso gli strati del nostro paramento. Di conseguenza, se c'è già una barriera al vapore che impedisce questo passaggio, pregiudica in qualche modo il fenomeno della condensa interstiziale. Bisogna poi però stare attenti che tale fenomeno non possa in qualche modo ritorcerci contro durante il periodo estivo, perché in molte condizioni molto particolari, ovviamente, potrebbe avvenire il fenomeno inverso, cioè che il vapore, invece di andare dall'ambiente interno all'ambiente esterno, può andare dall'ambiente esterno all'ambiente interno. E quindi se c'è una barriera a vapore posta sul lato caldo della parete, potrebbe essere inefficiente dal punto di vista igrometrico. È ovvio che la barriera al vapore rappresenta l'elemento principale con il quale combattere la condensa interstiziale, perché poi l'utilizzo di materiali isolanti difficilmente solo con questi si riesce a risolvere il problema, anzi, nella maggior parte dei casi no, dipende ovviamente poi anche da quelle che sono le condizioni climatiche e quindi quella che è la regione climatica di riferimento della località. Per quanto riguarda i ponti termici, l'argomento è molto ampio. Sicuramente il ponte termico è uno dei fenomeni principali che può portare alla formazione di condense. Il ponte termico è principalmente dovuto alla presenza di materiali isolanti o non che entrano a contatto tra di loro, quindi se è presente è necessario intervenire eventualmente creando delle opportune camere anche di ventilazione, cioè se il problema del ponte termico dovesse creare in qualche modo il fenomeno della condensa superficiale o muffa, si può intervenire con le nostre soluzioni o andando a creare una controparete direttamente vincolata o autoportante, cercando poi anche di creare dei fori di ventilazione interna per cercare di creare una mini camera di ventilazione tra la parete esistente e la controparete di nuova realizzazione per cercare di asciugare e di mitigare il fenomeno della condensa. Diciamo che deve essere risolto in qualche modo il fenomeno del ponte termico comunque alla radice, cioè capire effettivamente qual è la causa che ha portato alla formazione di quel ponte termico. È ovvio che con le nostre soluzioni
consiglio che possiamo dare è quello di andare a risolvere prima il ponte termico con soluzioni alternative e poi adottare magari le nostre, i nostri sistemi a secco. Però ecco, difficilmente trovo risolvibile con questi sistemi il ponte termico in sé per sé. Poi ci sono delle accortezze che possiamo dare, che possiamo consigliare, però con queste soluzioni sinceramente è molto limitante, ecco. Perfetto, allora grazie per queste precisazioni. Meglio averle fatte subito perché vedevo che le domande cominciavano a essere molte su quel tema, quindi meglio aver chiarito il tutto. Poi ecco, adesso procediamo con la presentazione. Chiaramente se farai vedere delle stratigrafie, immagino qualcosa, poi potrai accennare Sì, nuovamente. Ti ringrazio. assolutamente, qualcosa si può approfondire di volta in volta. Allora, le contropareti sono diverse le possibilità che possono essere appunto adottate per migliorare quello che è l'involucro del nostro edificio, dipende da quelle che sono le esigenze. Quindi sicuramente la controparete autoportante, quella che noi definiamo con la nomenclatura W625, è quella che ci dà la possibilità di raggiungere la migliore prestazione in termini di isolamento termico, perché ci dà la possibilità di inserire uno o due rivestimenti e un materiale isolante con uno spessore sicuramente più elevato. Questa appunto è una soluzione. Questa orditura metallica autoportante che viene adottata quando sicuramente c'è una maggiore possibilità di realizzare un sistema con ampio spessore, quindi non ci sono delle problematiche legate alla planimetria del nostro edificio, e può essere richiesta questa particolare soluzione, questo particolare sistema, quando ad esempio è necessario andare ad inserire tra la parete e la controparete stessa magari anche delle tubazioni derivanti da impianti generici, magari non soltanto quelli di eventuali bagni, cucine, via discorrendo, ma anche impianti di ventilazione. Dipende ovviamente da quelle che sono le esigenze e le peculiarità cantieristiche. La W623 è analoga, nel senso che è sempre una soluzione ad orditura metallica. In questo caso però l'orditura metallica viene direttamente collegata alla parete esistente attraverso degli opportuni ganci. È una soluzione comunque molto prestazionale perché ci dà la possibilità di utilizzare un singolo, un doppio rivestimento, solo che ovviamente lo spessore del materiale isolante è ridotto, può essere massimo di circa 10 cm a seconda della tipologia di gancio che si va ad utilizzare. Le soluzioni, quelle a basso spessore, sono sicuramente l'utilizzo della controparete direttamente incollata, dove abbiamo due possibili possibilità. La prima è l'intonaco a secco, quindi l'andare ad applicare direttamente una parete che può essere una parete, cioè una lastra, che può essere una lastra standard o una lastra idrorepellente, via discorrendo. Questa si utilizza prettamente per cercare di migliorare l'aspetto estetico della muratura, quindi una muratura piuttosto degradata, oppure una muratura in cui è necessario recuperare un po' anche quella che è la planarità, perché attraverso poi lo spessore del collante si può giocare su quella che è il livellamento finale del rivestimento, quindi della lastra stessa. E la soluzione che riesce a dare un buon isolamento termico, una buona miglioria dal punto di vista termico e acustico, sono le contropareti W624. In questo caso si fa riferimento alle contropareti che sono direttamente realizzate con isolastre, cioè lastre preaccoppiate con materiale isolante e poi incollato direttamente alla parete esistente. Vediamo un esempio di stratigrafia proprio per quanto riguarda la controparete direttamente vincolata alla parete esistente. In questa particolare
soluzione vediamo quindi che esternamente si ha la parete, si ha una controparete, quindi una lastra che può essere ad esempio anche la nostra lastra standard GKB di spessore 12,5. Per, come dicevo prima, cercare di risolvere anche il problema della condensa interstiziale, la GKB può essere anche fornita eventualmente con l'accoppiaggio di una barriera al vapore, cioè un semplice foglio di alluminio che ha come compito principale fondamentale quello di impedire il fenomeno della condensa interstiziale. Il profilo metallico sono i cosiddetti profili C+, ci sono di diverse misure, quello più standard utilizzato è il profilo C+ 5027. Poi vedremo nelle slide successive quali sono, diciamo, le indicazioni, le peculiarità in termini di posa. L'altra considerazione è che a seconda della tipologia di gancio che viene utilizzato, lo spessore può essere variabile da pochissimi millimetri, perché possiamo utilizzare ganci semplici che hanno uno spessore al di là del profilo metallico pari a 5 mm, poi si può arrivare fino a 35 mm. Il massimo spessore che si può raggiungere è quello attraverso l'uso del distanziatore universale, che può raggiungere lunghezze fino a 12 centimetri. L'altra soluzione interessante è la controparete autoportante. Può essere vista praticamente come una parete, solo che in questo caso il rivestimento viene posizionato solamente sul lato. Il vantaggio è che a seconda della tipologia di profilo che viene, del profilo metallico che viene utilizzato, lo spessore del materiale isolante è variabile, può arrivare fino a circa 140 mm se si considerano profili metallici C150, quindi con larghezza pari a 150 mm. Come ho detto prima, è una soluzione che ci dà un buon compromesso in termini di isolamento termico e di isolamento acustico, e a seconda poi di quelle che sono le peculiarità che vogliamo raggiungere, anche qui possiamo utilizzare pannelli isolanti di materiale diverso. Per cercare di raggiungere una prestazione che sia più prettamente termica o prettamente acustica. I profili metallici giocano un ruolo ovviamente importante. Vediamo queste quattro tipologie di profili. Diciamo, nella prima parte, nella colonna a sinistra, i profili AC che vengono utilizzati come profili montanti per le pareti. Nel caso delle contropareti autoportanti abbiamo i profili C75, 100 e 150, altrimenti per le contropareti direttamente vincolate alla parete esistente si hanno i profili C+, anche questi di dimensioni variabili, quelli standard sono i C+ 50-15, 50-27, 60-25 e infine i 60-27. E poi ci sono i profili guida, che invece sono i profili metallici che vengono utilizzati per creare in qualche modo la cornice, cioè per creare il perimetro. È importante quando si va a fissare il profilo direttamente alla parete o al solaio esistente, andarlo a isolare dal punto di vista acustico rispetto alle parti strutturali, ed è per questo motivo che è necessario andare a porre al di sotto del profilo guida, quindi in corrispondenza dell'anima di ciascun profilo guida, un nastro monobiadesivo di spessore pari a circa 4 mm per cercare di ridurre appunto quelle che sono le vibrazioni strutturali che possono appunto portare a un inefficientamento dal punto di vista acustico, degli ambienti. Federico, ci chiedono se ci sono dei Sì? limiti di altezza, nel caso che altezza massima può avere la controparete autoportante. Allora,
La controparete autoportante bisogna in qualche modo valutarlo, nel senso che non esiste una risposta immediata, bisogna valutarlo in funzione di quelli che sono i carichi agenti, un po' come avviene nei confronti di una parete. Quindi ci sono ovviamente dei parametri che bisogna prendere in considerazione. Il nostro ufficio tecnico è in grado, in base a questi parametri, di stabilire quella che è l'altezza massima della nostra controparete. Quindi essenzialmente dobbiamo considerare innanzitutto quella che è la destinazione d'uso. La destinazione d'uso dell'ambiente per stabilire, in funzione dell'NTC 2018, quello che è il carico folla, quindi il carico che effettivamente va ad agire sulla nostra parete o controparete in questo caso, e non solo, perché bisogna considerare anche ovviamente quella che è l'azione sismica. Tra l'altro, se fosse stata una parete, una controparete esterna, avremmo dovuto considerare anche quella che è l'azione del vento. E non ultimo, il dimensionamento della parete o della controparete dipende anche dalla tipologia di profilo che si vuole adottare. È ovvio che utilizzando profili montanti che hanno una dimensione più elevata, quindi profili C150, è il massimo che possiamo ovviamente garantire. Si riesce ad ottenere un'altezza della controparete molto più elevata. Indicativamente, per esperienza, posso dire che sui 8 metri dovremmo arrivarci. Dipende però se appunto l'azione del sisma non è elevata e soprattutto bisognerà ad utilizzare dei profili montanti C150 sicuramente posti ad un interasse di 300 mm, perché sappiamo che i profili montanti possono essere posti ad interasse 300, 400 o 600 mm. E per raggiungere quelle che sono le dimensioni massime, è ovvio che bisogna porre l'interasse dei profili montanti a quello minimo, al passo minimo, cioè 300 mm. Se poi vogliamo ottenere una miglioria ulteriore, quindi cercare di raggiungere un'altezza superiore, allora si può pensare di incrementare quello che è lo spessore del profilo montante. Profili montanti hanno spessore generalmente di 0,6 o di 0,8 mm e quindi utilizzando magari quello da 0,8 mm, a sua volta l'altezza della controparete può essere superiore. Però ecco, una risposta certa, una risposta immediata non può essere data proprio perché ci sono troppi fattori in gioco, in primis appunto la destinazione d'uso, quindi il carico folla, il carico sisma è l'altro parametro fondamentale e poi dipende anche dalla tipologia di controparete che vogliamo realizzare. Quindi magari per motivi di spazio è necessario utilizzare un profilo C75 e allora in quel caso è ovvio che l'altezza massima della parete si riduce notevolmente. Quindi si va dai 3 metri comunque fino ad un massimo di 7-8 metri per le contropareti. Perfetto, approfitto di quest'attimo di domande perché ce n'è un'altra in cui Sì? magari chiariamo già subito questo aspetto. In base a quale criterio scegliere la controparete, quella con l'orditura metallica con collegamento a parete oppure quella autoportante? Ok, semmai ritorno indietro, vediamo se. Ok, non volevo andare troppo indietro. Eccoci qui. Allora, no, non c'è un criterio prestabilito, ecco, per decidere qual è meglio l'una o qual è meglio l'altra. Dipende essenzialmente da quelle che sono le esigenze di cantiere. Tutte e due vanno bene alla fine per qualunque soluzione. È ovvio che la W625, quindi la controparete autoportante,
ci dà in qualche modo la possibilità di incrementare ulteriormente quello che è l'isolamento termico e l'isolamento acustico, perché giocando su quella che è la larghezza del profilo metallico, noi possiamo andare a incrementare lo spessore del materiale isolante, e il materiale isolante rappresenta ovviamente l'elemento fondamentale che ci dà la possibilità di incrementare la prestazione. Direi che la controparete direttamente vincolata si va principalmente ad utilizzare quando vogliamo comunque un buon isolamento termico e un buon isolamento acustico, però abbiamo poco spazio a disposizione. Lo spazio a disposizione è molto, molto limitato, perché noi, facendo anche un calcolo molto veloce, considerando la dimensione del profilo montante, che ha un'ala di lunghezza pari a 27 mm, lo spessore della lastra supponiamo 12 e mezzo, più il gancio semplice distanziato, che è quello minimo 5 mm. Quindi, facendo la somma, noi in pochissimo spazio, in 40-45 millimetri di spazio, riusciamo ad ottenere un buon risultato in termini di isolamento termico e acustico. E poi, ecco, vantaggi sulla posa sono limitativi, però magari quando si cerca una soluzione a rapida esecuzione e dal punto di vista di benefici economici e realizzativi, ed efficientemente energetico, magari il collegamento a parete può essere assolutamente consigliato. Però anche qui non ci sono, ecco, delle indicazioni di massima su quale è meglio utilizzare l'una o qual è meglio utilizzare l'altra. È ovvio che anche qui noi possiamo dare delle indicazioni. A partire da quella che è la parete di base, fare un'analisi termoigrometrica e dire se attraverso quella soluzione è più efficiente oppure no, e quindi dire se anche la sola orditura metallica con collegamento a parete ci riesce a garantire magari dei limiti che vengono prestabiliti dalla norma, e quindi verificare se c'è la formazione della condensa superficiale, interstiziale e via discorrendo. Perfetto, ti lascio proseguire. Ok. Il materiale isolante, come dicevo prima, è l'elemento principale che ci può garantire il salto di qualità in termini di isolamento termico e di isolamento acustico. Noi non, come Knauf Italia non facciamo la vendita diretta dei materiali isolanti. Come sapete, ci interfacciamo a Knauf Insulation, che è, diciamo, la nostra cugina, ecco, che si occupa della vendita dei materiali isolanti. Noi abbiamo tutta una serie di certificazioni antincendio, certificazioni acustiche, e la maggior parte di quelle che sono le verifiche termoigrometriche che vengono effettuate attraverso la nostra assistenza tecnica, utilizziamo, diciamo, questi pannelli di lana minerale, di vetro e di roccia, che vedete in tabella. Sono tutti molto prestazionali, ovviamente, sono privi di formaldeide, sono in classe di reazione al fuoco A1. Raggiungono un elevato risparmio energetico perché comunque hanno un valore della conducibilità alta, quindi riescono ad isolare molto bene sia termicamente sia acusticamente e via discorrendo. Quindi tutta una serie di materiali isolanti che ci riescono a garantire la prestazione termica e acustica che viene in qualche modo richiesta per l'efficientamento energetico. Iniziamo qui un breve excursus
rispetto a tutte quelle che sono, diciamo, le lastre principali che possono essere adottate per le soluzioni che abbiamo visto in precedenza a controparete. Si parte da quelle che sono le lastre standard. Non entro nel dettaglio su ogni singola lastra, semmai riporto quelle che sono, diciamo, le peculiarità di ciascuna. Le lastre standard in questo caso sono definite in tal modo perché secondo quella che è la classificazione della norma di prodotto di riferimento, la N520, sono appunto lastre classificate con la lettera A. La nostra ultima lastra, che sta ottenendo ottimi risultati da tutti i punti di vista, è la lastra GKB Advanced. Perché è una lastra a peso ridotto, considerando che la lastra standard GKB ha comunque già un peso molto ridotto di 8,5 kg a metro quadro, la GKB Advanced è stata studiata appositamente con una tecnologia particolare per cercare di ridurre ulteriormente il peso, che viene ridotto a 7,5 kg a metro quadro, ma che riesce a garantire delle analoghe prestazioni, se non addirittura superiori rispetto alla lastra standard GKB. Tra gli altri vantaggi che si possono ottenere nell'utilizzo della GKB Advanced e che sono, diciamo, che possono essere sottolineati sono sicuramente il minore impatto ambientale, perché è ovvio che essendo meno pesa, c'è a una necessità di materia prima da utilizzare e di conseguenza anche di quello che è il volume da smaltire sicuramente inferiore. Quindi viene definita eco-friendly, diciamo, per questo motivo. Al tempo stesso, sempre attraverso questa tecnologia light tech che ci ha permesso di ridurre quello che è il peso della lastra senza inficiare, diciamo, a quelle che sono le prestazioni termiche, acustiche o addirittura antincendio, perché attraverso anche i certificati che siamo riusciti a fare con la lastra GKB Advanced abbiamo dimostrato che la resistenza della lastra, anche con un peso ridotto, è rimasta inalterata, anzi addirittura è migliorata. E è ovvio che con il peso ridotto si riduce anche quella che è l'emissione di CO2 che deriva non soltanto dal processo produttivo, ma anche dal fatto che, essendo più leggera, è possibile aumentare il numero di lastre trasportabili attraverso un camion e quindi anche il numero di lastre in sé per sé trasportabili con i mezzi di trasporto. Quindi c'è un beneficio anche da questo punto di vista. E poi altro obiettivo fondamentale è che questa lastra GKB Advanced è sempre CAM, cioè rispetta quelli che sono i requisiti CAM secondo il decreto ministeriale del 2017, in cui appunto si richiede che per le opere pubbliche è necessario utilizzare dei materiali che abbiano un contenuto di riciclato superiore al 5%. Anche le altre lastre, aggiungo una parentesi, potrebbero essere CAM, in quel caso però è necessario richiedere un preventivo, ecco, da quel punto di vista, cioè siamo in grado di produrre comunque delle lastre CAM quando appunto ci vengono richieste. La lastra però GKB Advanced è sempre CAM, quindi rispetta sempre il contenuto di riciclato superiore al 5%. L'altra lastra che può essere utilizzata in ambienti particolarmente umidi è la idrolastra GKI, classificata con la lettera H secondo la EN520, perché ha un coefficiente di assorbimento d'acqua molto ridotto e quindi riesce a garantire delle ottime prestazioni anche quando si hanno degli ambienti particolarmente umidi, con un valore dell'umidità relativa comunque inferiore al 70%. È la lastra ideale da poter utilizzare in ambienti quali bagni, cucine, quindi laddove si viene a produrre vapore acqueo a causa di magari
cottura dei cibi, bagni, docce e via discorrendo. È una lastra da accoppiare sicuramente ad uno stucco particolare che viene denominato Uniflot Hydro perché garantisce delle prestazioni nei confronti di un elevato valore di umidità sicuramente elevato. Quindi rispetto alla lastra standard, questa è da consigliare qualora le ristrutturazioni vengono effettuate magari in ambienti particolarmente umidi, però considerando valori dell'umidità inferiori al 70%. Lastre ad alta densità. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono state classificate secondo la N520 con la lettera D, cioè lastre che appunto riescono a garantire una densità controllata, quindi garantiscono una prestazione in termini di resistenza meccanica e anche di durezza superficiale superiore rispetto alle lastre standard. La Diamant è ovviamente la nostra lastra per eccellenza per quando si parla di voler raggiungere tutte le prestazioni praticamente, perché è una lastra resistente al fuoco, classificata infatti con la lettera F, sempre secondo la N520. È una lastra comunque idrorepellente con valori di umidità fino al 70%. Lastra, abbiamo detto, a densità controllata, quindi garantisce una resistenza meccanica maggiore, e tra l'altro questa resistenza meccanica è stata appunto diciamo certificata sempre attraverso la norma EN520 ed è per questo motivo che la lastra Diamant è anche una lastra classificata R e poi riesce a garantire attraverso la classificazione I anche una maggiore durezza superficiale. Sicuramente questa lastra la si può consigliare quando è necessario garantire una qualità superiore in termini di prestazione meccanica, magari in ambienti dove è possibile avere anche degli urti, magari provocati anche in ambienti scolastici. È ovvio che in ambienti residenziali, ristrutturazioni interne, la possiamo consigliare in concomitanza a tutte queste prestazioni. Ovvio che in un ambiente residenziale non verrà mai richiesto una resistenza al fuoco, però magari può essere richiesta una resistenza meccanica superiore perché è necessario andare a fissare sulle contropareti magari dei pensili di peso maggiore. Allora, in quel caso la lastra Diamant gioca un ruolo fondamentale. La lastra casa è una lastra molto particolare, è una lastra che comunque è in gesso rivestito, però il colore del cartone è bianco. Quindi è consigliabile qualora si ricerca una qualità superficiale maggiore, che però è già garantita attraverso l'utilizzo di questa lastra. La particolarità di questo rivestimento è che è realizzata con una particolare tecnologia che viene definita tecnologia Clineo, che riesce ad abbattere fino all'80% il quantitativo di formaldeide nell'ambiente interno. Quindi, quando si parla di salubrità dell'ambiente, quando si parla di rilascio VOC e via discorrendo, questa è una lastra che ha una importanza particolare proprio per questo motivo, perché è realizzata con questa tecnologia che riesce a garantire un miglioramento della salubrità dell'ambiente, quindi da non sottovalutare negli ambienti residenziali. Andando avanti, abbiamo le lastre BeadyWall, sempre diciamo racchiuse nella categoria delle lastre ad alta densità, perché è una lastra in gesso fibra. E quindi sicuramente quando, un po' come per le lastre Diamant, dobbiamo cercare di realizzare delle contropareti sulle quali poi andare a fissare pensili o comunque oggetti vari e discorrendo, questa riesce a garantire una prestazione meccanica maggiore. Al tempo stesso, essendo in gesso fibra, la durezza superficiale è sicuramente più elevata.
Quando invece si parla di isolamento acustico, è sempre una lastra comunque ad alta densità, però l'isolamento acustico per eccellenza si raggiunge attraverso la lastra Silentboard, lastra studiata appositamente per cercare di migliorare il comfort acustico. Tra due ambienti, quindi cercare di limitare il più possibile il passaggio dei rumori aerei tra un ambiente e l'altro. Sappiamo che, a differenza di quello che avviene per le pareti, diciamo, semplici ed omogenee, dove prevale prettamente quella che è la legge di massa, quindi sappiamo che il potere fonoisolante, in poche parole, aumenta all'aumentare della massa e della frequenza. Nel caso delle pareti a secco, quindi realizzate con lastre in gesso rivestito, la legge di massa è valida solo è tra virgolette valida solo per intervalli di frequenza medi, perché nel caso delle pareti in gesso rivestito, la legge fisica da dover prendere in considerazione è la legge massa-molla-massa. Quindi la parete deve essere vista come due masse, appunto, che sono collegate tra di loro attraverso una molla. La molla in questo caso è rappresentata dall'intercapedine d'aria. Se si va ad analizzare quello che è l'andamento del potere fonoisolante alle varie frequenze, cioè quel documento che praticamente rilascia il laboratorio, è possibile osservare che cosa? Che praticamente c'è una riduzione molto repentina, molto veloce di quello che è il potere fonoisolante della parete in gesso rivestito alle frequenze basse e alle alte frequenze a causa di due fenomeni, quello che è il fenomeno della risonanza e della coincidenza. Diciamo questo dettaglio mi serviva più che altro a spiegare, a dire che la lastra Silentboard è stata studiata per cercare di allontanare il fenomeno della risonanza e della coincidenza alle frequenze più importanti. Quindi la lastra Silentboard non solo riesce a garantire un potere fonoisolante maggiore, perché comunque ha una densità, una massa maggiore, ma riesce appunto ad allontanare questi due fenomeni, che sono fenomeni caratteristici per pareti leggere in gesso rivestito, e quindi ad aumentare quello che è lo specchio di frequenza in cui è la lastra o l'isolamento acustico è efficiente, diciamo, da questo punto di vista. Quindi sicuramente con la lastra Silentboard siamo riusciti ad ottenere quelle che sono le prestazioni maggiori. Altra lastra di fondamentale importanza, soprattutto quando abbiamo la necessità di realizzare delle ristrutturazioni in ambienti molto umidi, anche ambienti tipo le cantine, dove i valori dell'umidità relativa sono veramente molto elevati, sono le lastre acqua panel indoor in particolare. Perché? Perché sono lastre in fibra di cemento che riescono a garantire la protezione, le stesse caratteristiche, le stesse performance anche a valori di umidità relativa fino al 100%. Poi sono lastre piastrellabili, abbiamo anche dei certificati che ci consentono in qualche modo di dire, di affermare che il peso che queste lastre riescono in qualche modo a garantire della piastrella è addirittura fino a 50 kg a metro quadro quando si va ad utilizzare una singola lastra, e addirittura si incrementa notevolmente utilizzando una doppia lastra. Poi ci sono tutta una serie di vantaggi nell'utilizzare lastre in fibra di cemento, perché hanno una resistenza meccanica maggiore, sono in classe di reazione al fuoco A1. Valori di conducibilità in questo caso bassi, quindi comunque anche per l'isolamento termico non sono da sottovalutare. In generale sono lastre da utilizzare ovviamente nei bagni, però abbiamo visto anche nelle cantine,
possono essere utilizzate anche per realizzare proprio le pareti di confinamento delle docce, perché sono lastre comunque curvabili, quindi laddove c'è la necessità di realizzare una doccia con una parete curva, il raggio di curvatura arriva fino a circa 1 metro, e quindi sono lastre utilizzabili anche in alcune condizioni per realizzare delle pareti o delle contrapareti curve. L'altra soluzione che avevamo anticipato all'inizio era appunto la controparete con le isolastre, quindi lastre preaccoppiate, che vengono appunto realizzate con il preaccoppiaggio di una lastra standard prevalentemente, quindi una GKB con del materiale isolante. A seconda della tipologia di materiale isolante, possiamo ottenere un beneficio che è prettamente termico o un beneficio prettamente acustico nel caso dell'utilizzo di lane minerali di vetro, come ad esempio nel caso della nostra isolastra LM85 che vedremo dopo, si ottiene anche il vantaggio diciamo combinato di isolamento termico e di isolamento acustico. Quindi si parte da quelle che sono le isolastre PSE, PSEB e PSEG. La differenza sostanziale sta nel fatto che la PSEG è stata realizzata con grafite, quindi da questo punto di vista si riesce a garantire un miglior isolamento dal punto di vista termico. Tra queste poi abbiamo le isolastre XPS e le isolastre PU, XPS ovviamente polistirene espanso estruso e il poliuretano PU. Sicuramente il poliuretano PU è quello che riesce a garantire il miglior comfort termico, perché in base a quelle che sono le caratteristiche intrinseche del materiale isolante, i valori della conducibilità sono molto bassi, quindi è sicuramente l'isolastra che andiamo a consigliare qualora si vuole ottenere il maggior comfort termico, il maggior incremento di quello che è il comfort termico a bassi spessori, proprio appunto per le caratteristiche del materiale isolante. Tra le altre isolastre è sicuramente da sottolineare quella che è la lastra Fine Thermal Board. La Fine Thermal Board è stata studiata prevalentemente per tutte quelle ristrutturazioni residenziali laddove si richiede un miglioramento di quello che è più che il comfort termico in sé per sé, cercare di ridurre il rischio di formazione muffa, il rischio di condensa superficiale, perché come abbiamo detto all'inizio, l'obiettivo della nostra ristrutturazione, oltre a cercare di migliorare il valore della trasmittanza, è anche quello di ridurre il fenomeno della condensa, e questo lo si ottiene andando ad incrementare il valore della temperatura superficiale interna della parete. Il vantaggio nell'utilizzare questa lastra è che è a bassissimo spessore. Perché? Perché viene accoppiata da ad una da viene preaccoppiata con una flexilastra di spessore di 6,5 mm con del materiale isolante XPS che può essere a 3, 6 o 9 mm. Quindi è la tipica isolastra che noi andiamo a consigliare per cercare di ridurre il fenomeno della condensa, ed è necessario posizionarla magari dietro i termosifoni, dietro mobili, armadi, quindi con un bassissimo spessore si riesce a garantire una miglioria dal punto di vista della prestazione termica. È ovvio che poi dal punto di vista applicativo è ideale perché è molto, molto leggera per il suo spessore, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, però è ovvio che è la lastra che noi andiamo a consigliare qualora è necessario trovare una soluzione a tutti quei fenomeni di condensa superficiale che si possono verificare nelle case. E si verificano quotidianamente,
però è una soluzione che non richiede spessori molto elevati. Federico, ti chiedo la cortesia magari Sì. di procedere un pochino un po' più rapidamente perché abbiamo poi Ok. diverse domande, così riusciamo a dare anche risposta a quelle. Le tengo per la Ok. fine, lo dico anche ai nostri professionisti. Sì, ok. Poi l'isolastra LM85, la consigliamo in qualche modo per entrambe le soluzioni acustica e termica, per le proprietà in questo caso del materiale isolante. E poi la Diamant Phono, che è un'altra isolastra, diciamo che ha ottenuto delle ottime prestazioni. È un'isolastra ottenuta dal preaccoppiaggio della Diamant, quindi abbiamo già visto quali vantaggi può portare la lastra Diamant con un materiale FPE, fibra di poliestere, che garantisce ottime prestazioni dal punto di vista dell'isolamento acustico. L'FPE in questo caso è da 10, 20 o 40 mm. Questa, nel caso della Diamant Phono 10, quindi con l'FPE da 10 mm, è l'unica isolastra che può essere utilizzata anche a soffitto, a differenza di tutte le altre, perché è abitabile, mentre tutte le altre isolastre possono essere solamente incollate. Quindi qui diciamo era brevemente viene riportata appunto tutte le varie soluzioni a parete, controparete e a soffitto. Solo nel caso della Diamant Phono da 10 può essere utilizzata a soffitto perché può essere abitabile all'orditura metallica. Nel nostro sito ci sono poi tutte le certificazioni acustiche associate. Sono interessanti perché, a differenza di quello che avviene nella maggior parte delle certificazioni acustiche, in cui si va a dare quello che è il valore assoluto dell'indice del potere fonoisolante, quindi l'RW, queste soluzioni sono state certificate oltre che dando quello che è il valore assoluto dell'indice del potere fonoisolante espresso in decibel, si va ad indicare anche quello che è l'incremento del valore dell'indice del potere fonoisolante. Ovviamente dipende dalla soluzione, però la maggior parte sono state realizzate, ad esempio quelle a controsoffitto, con solai normalizzati, quindi applicabili poi estendibili a tutte le altre soluzioni. La GKB, quando viene accoppiata con la barriera al vapore, o anche le isolastre, perché anche le isolastre possono essere eventualmente accoppiate con la barriera al vapore che viene interposta tra la lastra e il materiale isolante, riescono a ridurre il fenomeno della condensa interstiziale. Qui c'è la panoramica, scusatemi, di tutte quelle che sono le soluzioni delle isolastre. Si parte, diciamo, da quella più avanzata, quindi quella che riesce a garantire la maggiore prestazione termica o acustica, fino ad arrivare a quelle che sono le soluzioni più standard. Le isolastre vengono incollate prevalentemente, si utilizza il Perfix, che è un incollante, che è un collante a base di gesso. Poi magari vedremo dopo brevemente nel dettaglio come deve essere applicato. L'isolastra fine thermal board invece, per la tipologia di isolante che è stato utilizzato, deve essere incollata necessariamente con il fine thermal adesive. Avevo riportato anche quello che era uno schema di posa delle varie diverse soluzioni. Non andremo nello specifico perché il tempo sta ormai per scadere, però ci sono ovviamente delle condizioni particolari che bisogna rispettare, dei consigli pratici che possono essere dati sia agli applicatori ma anche al tempo stesso ai progettisti per cercare di migliorare quella che è la prestazione finale. Quando si parla di orditure metalliche, le orditure metalliche, quelle perimetrali, cioè quelle che vanno poi vincolate alle strutture portanti o non laterali, quindi muri, solai, travi e via discorrendo, devono essere isolate
impedire la trasmissione dei suoni che possono essere generati da tutti quei dissesti, o meglio, tutti quegli assestamenti strutturali. Quindi c'è la necessità di interporre questo materiale isolante, cioè questo nastro mono o biadesivo di spessore pari a 4 mm. L'altra accortezza, qualora c'è la necessità, sì, c'è la necessità di ristrutturare non soltanto la parete, ma eventualmente viene rifatto anche la pavimentazione con l'eventuale getto di un massetto. Il nostro consiglio è quello di andare a porre un foglio di polietilene risvoltato al di sotto del profilo guida, per una larghezza pari ad almeno quella che è la quota del pavimento. Questo per proteggere in generale le lastre dalla parte liquida, diciamo, del massetto o anche dalla posa in generale del pavimento finale. Anche qui ci sono, per le contropareti autoportanti, tutta una serie di accortezze, riallacciandoci al discorso di prima, cioè la possibilità di raggiungere delle altezze elevate, un po' come avviene nel caso delle pareti. La giunzione tra i vari profili montanti deve essere eseguita opportunamente utilizzando delle opportune condizioni, nel senso che ci sono tre vie principali per cercare di incrementare quella che è l'altezza della parete. Quindi per cercare di aumentare quella che è la lunghezza del profilo montante. L'importante è che, indipendentemente dalla soluzione adottata, la lunghezza di sovrapposizione deve essere pari ad almeno 10 volte quella che è la larghezza del profilo montante. Quindi se il profilo montante è un C75, velocemente, la lunghezza di sovrapposizione della giunzione deve essere pari a 10 volte 75 mm. Nel caso delle contropareti a secco, diciamo, quindi le isolastre o la lastra, l'accortezza fondamentale è verificare quello che è lo stato del sottofondo, un po' come avviene quando si considera il sistema cappotto. Il sottofondo deve essere idoneo a ricevere la posa successiva delle lastre o delle isolastre, quindi il sottofondo deve essere privo di oli, grassi, polveri, quindi qualunque elemento che possa effettivamente compromettere quello che è l'adesione chimica del collante al sottofondo stesso. Si possono prevalentemente verificare delle condizioni, tre condizioni, cioè un sottofondo particolarmente assorbente, poco assorbente o la presenza di intonaci. Se il sottofondo è poco, anzi, se il sottofondo è molto, molto assorbente, caso ad esempio di una muratura a vista, possiamo consigliare il trattamento preliminare con il Knauf Grundmittel, che è praticamente un prodotto che funziona da isolante e quindi impedisce che il contenuto di acqua nel Pelfix venga assorbito preventivamente dal sottofondo stesso. Il caso invece in cui il sottofondo è particolarmente liscio, allora lì è necessario andare ad effettuare un trattamento preliminare aggrappante e lì si consiglia il nostro Knauf Beta Contact. Nel caso invece dell'intonaco, a meno che non sia una malta idraulica, quindi se abbiamo a che fare con finiture oppure rivestimenti piastrellati o carta d'apparati, allora in quel caso si consiglia sempre di rimuoverlo per impedire che ci sia un effettivo distacco della finitura già esistente rispetto al sottofondo. Ci sono anche i controsoffitti. Velocemente, i controsoffitti garantiscono l'isolamento acustico e l'assorbimento acustico in parte, l'assorbimento acustico dalla presenza della lastra, quindi per il suo effetto di vibrazione quando viene messa in movimento, tra virgolette, dall'onda di pressione incidente, l'isolamento acustico prevalentemente per la presenza del materiale isolante.
Il controsoffitto che riesce a garantire buone prestazioni acustiche a basso spessore, un po' come avveniva nel caso delle contropareti direttamente vincolate alla parete esistente, è il controsoffitto in aderenza di 111, perché viene realizzato con una singola orditura metallica vincolata direttamente al solaio attraverso degli opportuni ganci, gancio semplice oppure il distanziatore universale, che sono gli stessi accessori utilizzati per la realizzazione delle contropareti. Altrimenti, se si vuole realizzare una soluzione più prestazionale, c'è sicuramente il controsoffitto ribassato di 112, realizzato con una doppia orditura metallica sovrapposta, quindi non planare, ma una sopra l'altra, che riesce a garantirci una maggiore prestazione perché giocando su quella che è l'altezza del pendino, e i pendini tra l'altro possono essere giuntati anche l'uno nei confronti dell'altro attraverso una opportuna molla a farfalla, si riesce ad incrementare l'altezza di intercapedine, dandoci la possibilità di inserire uno spessore di materiale più importante, e anche l'altezza dell'intercapedine comunque gioca un ruolo importante sull'isolamento acustico. Anche qui, non entrando nel dettaglio, nella fase di posa, dei controsoffitti, è necessario, come accortezze, quello di andare a isolare la struttura del controsoffitto, soprattutto se può essere sollecitata da eventuali assestamenti strutturali o da eventuali variazioni termoigrometriche, e quindi si deve prevedere la realizzazione di giunti di dilatazione, un po' come ovviamente avviene nelle pareti e nelle contropareti, per impedire la formazione di cavillature in corrispondenza dei giunti tra le lastre. Nel posizionamento dei pendini, è necessario, prima ovviamente della posa, effettuare una giusta analisi di quello che è il dimensionamento sia delle orditure metalliche, ma anche di quello che è l'interasse dei pendini. Quindi, durante la fase preliminare è necessario stabilire in funzione di quella che è la classe di carico, cioè in funzione di quello che è il peso delle lastre e il peso dell'eventuale materiale isolante sovrastante, stabilire l'interasse dell'orditura primaria e secondaria nel caso dei controsoffitti ribassati, e ovviamente dei pendini. Quindi a partire dalle informazioni preliminari, cioè del peso che il controsoffitto deve sostenere, sapendo ovviamente che non può sostenere pesi aggiuntivi se non il peso delle lastre e il peso del materiale isolante, e in alcuni casi anche di eventuali punti luce, perché come avviene nelle pareti e nelle contropareti, non essendo elementi strutturali, ovviamente non possono portare altri pesi aggiuntivi se non il loro peso. La verifica di planarità è ovviamente la verifica fondamentale da effettuare prima della posa delle lastre, e come elemento di osservazione nel caso della necessità di giuntare i profili montanti, anche un po' come avviene nelle pareti e nelle contropareti, quando c'è la necessità di realizzare delle altezze superiori rispetto a quella che è la lunghezza del profilo montante, è necessario andare a sfalsare i giunti tra un profilo e l'altro, in maniera tale che non siano tutti sulla stessa linea, sulla stessa linea, sullo stesso piano. E poi c'è ovviamente la posa delle lastre, che qui può avvenire o nel senso longitudinale o nel senso trasversale. Il nostro consiglio in questo caso è sempre di andarlo a effettuare nella posa trasversale. Diciamo, come ultime due slide, e poi ho terminato, che non rientravano, diciamo, nell'elenco iniziale che abbiamo visto, però in qualche modo secondo me hanno un ruolo fondamentale, anche perché comunque è stato effettuato uno studio con Anit molto significativo, molto importante, perché quando si parla di ristrutturazione,
magari c'è la necessità anche di realizzare una soluzione con un impianto radiante, però ovviamente gli spessori che possiamo applicare al di sopra dell'impianto radiante sono molto esigui, sono molto ridotti perché è necessario ovviamente rispettare quelle che sono le altezze di interpiano e ovviamente stabilite dalla norma di riferimento. Quindi i masseti in questo caso non rientrano tanto in quello che è il miglioramento dell'isolamento termico o dell'isolamento acustico di un edificio, ma rientrano sicuramente nella prestazione energetica dell'edificio stesso, perché intervengono direttamente su quello che è l'indice di prestazione energetica, l'indice di efficienza energetica dell'edificio. Quindi ho riportato semplicemente due slide. Vi consiglio sicuramente di andare a scaricare quella che è la documentazione che è possibile trovare sul nostro sito, perché attraverso questo studio effettuato con Anit, dove erano stati messi in comparazione cinque massetti, tre nostri presenti a catalogo, l'NE425, l'NE499 e l'FE80, anche se ora non è più a catalogo, e due massetti generici, uno in cemento tradizionale e un altro invece sempre in cemento però autolivellante. Attraverso questo studio si è dimostrato in qualche modo l'importanza del massetto, cioè che è un elemento primario per cercare di migliorare quello che è l'indice di prestazione globale dell'edificio, perché con i massetti, avendo una elevata conducibilità ed essendo applicati a basso spessore, riescono ad avere una maggiore reattività. Cioè in alcuni casi si è dimostrato che per raggiungere quelle che sono le temperature superficiali richieste, mentre un massetto a basso spessore, quindi con le nostre livelline NE425 e NE499, ci vuole del tempo molto ridotto, di circa 20 minuti, con i massetti tradizionali in cemento si parla addirittura di 2 o 3 ore. Quindi già da questo possiamo capire che si ha un miglioramento, quindi si ha una maggiore reattività, con una conseguente maggiore efficienza dell'impianto, una ottimizzazione di quelli che sono i tempi di funzionamento e poi avendo anche una maggiore resa, questi due elementi portano al miglioramento del rendimento di regolazione e al miglioramento del rendimento di generazione, cioè in poche parole quello che è il coefficiente di prestazione della macchina. Non entro troppo nel dettaglio perché ecco, lo studio è molto lungo, molto, molto approfondito, nella nostra documentazione tecnica viene riportato nel dettaglio come è stato effettuato uno studio non soltanto analitico, cioè non è stato effettuato solamente un calcolo analitico agli elementi finiti con Anit, ma sono stati effettuati anche delle prove pratiche in cui appunto si dimostra che per raggiungere una temperatura superficiale richiesta con il basso spessore ci si riesce in molto meno tempo. È ovvio che il tutto, qual è l'obiettivo? Avere un risparmio in bolletta, che addirittura è stato stimato con l'utilizzo della NE499, addirittura in 2 euro a metro quadro. Queste, diciamo, erano tutte le considerazioni da fare. Mi sono dilungato un po' troppo, però scusatemi. Comunque, ecco, queste erano le informazioni che mi preveva dare da questo punto di vista. Noi, ovviamente, come ufficio tecnico rimaniamo a disposizione a qualunque domanda, qualunque richiesta di assistenza tecnica, consiglio, sia tecnico che pratico. Dal nostro sito è possibile accedere poi a tutte le informazioni, a tutti i contatti per poter, richiederci e per farci qualunque domanda, ecco, da questo punto di vista.
Perfetto, allora grazie Federico. Ci sono, come ti anticipavo, numerose domande. Magari ti chiedo delle risposte brevi, poi come sempre dico ai professionisti che ci stanno seguendo che se non riusciamo a rispondere a tutto oggi, Knauf nelle prossime giornate cercherà di dare risposta a tutti quanti. Allora, io partirei, sono domande anche puntuali alcune, quindi partirei proprio da questo aspetto. Allora, andiamo sul tema degli isolanti, partiamo da lì, ce n'erano alcune su questo tema. Se vado a controllare la lana di vetro, lana di roccia dopo 10 anni, la trovo ancora così com'è o la trovo? Qui usa il termine sbriciolata, quindi la trovo in qualche modo che ha subito un processo di degrado. Allora, sicuramente è ovvio che co nel corso del tempo quella che è la prestazione che viene in qualche modo garantita da scheda tecnica, a causa ovviamente di quelle che sono tutte le prove di laboratorio, quindi tutti i valori di conducibilità vengono in qualche modo alterati. Non viene compromessa l'integrità, nel senso che appunto non è che il materiale isolante si sbriciola se ovviamente non ci sono delle condizioni che possono portare al degrado proprio materiale dell'isolante stesso. Ci sono dei fattori che contribuiscono ad un degrado di quella che è la conducibilità del materiale isolante. Uno di questi è se il materiale isolante entra in diretto contatto con acqua, cioè se il materiale isolante assorbe acqua, la conducibilità si riduce molto velocemente. Però ecco, il materiale isolante garantisce le sue prestazioni teoriche per un lungo periodo, però dipende ovviamente da come viene mantenuto. Quindi se ci sono dei problemi all'interno, magari troppa umidità, magari infiltrazioni e via discorrendo, è ovvio che lì il materiale si sciupa. E anche magari facendolo asciugare, il valore del lambda che è stato dichiarato da scheda tecnica è sicuramente variato. Perfetto. Altra domanda sempre sugli isolanti, quando scegliere una lana di vetro piuttosto che quando scegliere una lana di roccia? Ok, allora la lana di vetro magari si consiglia di più per un isolamento acustico, quello sì. La lana di roccia magari è più consigliata per un isolamento termico. Ora, nella tabella che avevo fatto vedere, avevo fatto la distinzione, c'era la distinzione tra quella che era la lana di vetro e la lana di roccia. La lana di roccia noi la utilizziamo prettamente per tutte le verifiche termoigrometriche, perché in qualche modo ha dei valori di conducibilità che ci permettono di garantire una prestazione maggiore dal punto di vista termico, mentre ad esempio le nostre certificazioni, la maggior parte, sono state effettuate con la lana di vetro per le caratteristiche intrinseche del materiale stesso. Quindi il fatto che riesce a intrappolare maggiormente le onde sonore garantisce un miglioramento dal punto di vista dell'isolamento acustico. Perfetto, allora ritornando al tema della barriera a vapore, conviene quindi chiedere un parere tecnico all'ufficio tecnico Knauf per valutarne l'uso? Sì, assolutamente, perché riusciamo a fare attraverso il software di calcolo tutte le analisi del caso, quindi capire se la barriera al vapore è necessaria, capire qual è lo spessore, il numero di lastre necessarie per raggiungere un determinato valore della trasmittanza. Ci vengono fatte molte domande, vengono fatte molte domande su quello che è ad esempio il valore del pacchetto. Magari sappiamo quelle che sono le caratteristiche della parete iniziale, a partire da quel valore noi riusciamo a dare una soluzione che può essere più o meno efficiente.
a seconda ovviamente di quella che è la richiesta del progettista, del cliente, quindi di quella che è la richiesta del cliente, del cantiere, e capire appunto quali sono i materiali più idonei per tutte le verifiche del caso. Però se ci sono problemi di condensa interstiziale, nella maggior parte dei casi la barriera al vapore potrebbe risultare sufficiente. Perfetto, quindi un altro professionista ci chiedeva nel sistema W625 dove si posiziona la barriera al vapore, diventa una domanda da fare all'ufficio tecnico, immagino. Sì. Bisogna appunto capire se effettivamente già se c'è questa domanda è perché prevalentemente c'è un problema di condensa e la barriera al vapore è l'unico modo, a mio avviso, per cercare di combattere la condensa interstiziale. E una volta aver quindi studiato quello che è il paramento iniziale di partenza, con il software di calcolo si vanno ad aggiungere alcuni materiali isolanti, alcune lastre al posto di altre in base appunto a quelle che sono le esigenze, magari un'esigenza legata ad una particolare destinazione d'uso, quindi magari andiamo ad inserire nel calcolo una lastra diamante perché deve garantire una resistenza meccanica maggiore, se invece è richiesta una ristrutturazione lato interno di un edificio residenziale, magari potrebbe essere sufficiente anche l'uso della GKI accoppiata alla barriera al vapore, quindi si riesce a soddisfare quello che è il requisito di legge in termini igrometrici e magari ad incrementare il valore cioè a ridurre quello che è il valore della trasmittanza, quindi a migliorarlo, avendo quindi un maggiore comfort termico. Quindi se attraverso il nostro sito si accede alla richiesta, l'ufficio tecnico risponde a tutte queste domande anche con una verifica termoigrometrica ad hoc, a seconda di quelle che sono le caratteristiche di cantiere. È ovvio che ci sono dei dati a noi necessari, quindi la località di riferimento, come è fatta la parete, se si tratta di ristrutturazione, o a seconda di quello che è la prestazione richiesta, sicuramente. Perfetto, vado velocissimo. La lastra Diamant, in caso di parete a doppia lastra, viene messa come prima o come seconda lastra? La Diamant la consigliamo sempre faccia vista perché appunto garantisce una durezza superficiale maggiore, quindi una resistenza maggiore agli urti, una resistenza maggiore a graffi e via discorrendo. E quindi il nostro consiglio sicuramente è porla sul lato più esterno, cioè sul lato a vista. Perfetto, sempre sulle lastre, Aquapanel, hai detto che è piastrellabile con carico fino a 50 km quadro. Per pareti esterne alte 6 metri, è consigliabile qualche ancoraggio? Sicuramente sì, anche lì possiamo dare delle indicazioni a seconda del numero di lastre che vengono utilizzate e a seconda del carico vento, perché nel caso della parete esterna l'altro fattore fondamentale, oltre ovviamente al peso del rivestimento, e considerare il carico vento. Quindi in base a questi due parametri possiamo dare delle indicazioni, soprattutto se sappiamo ovviamente quali sono i riferimenti sia per il vento sia per il carico del rivestimento. Perfetto, sempre sulle lastre, la thermal board, se posso fissare dei pensili leggeri. Pensili leggeri dipende effettivamente quanto è leggero, nel senso Io credo che che non si riferiscano a quelli della cucina, diciamo, tipicamente, che quelli invece sopportano carichi ben più pesanti. allora, pensili da cucina no, nel senso che
In quel caso bisogna optare per le contropareti o autoportanti o direttamente vincolate alla parete esistente. Ora, nella nostra documentazione tecnica, nelle ultime pagine dei sistemi, delle schede tecniche di sistema, delle contropareti, riportiamo proprio quello che è il numero di tasselli minimo in base a quello che è il carico del pensile, perché la difficoltà quando si ha un pensile non è soltanto conoscere il peso del pensile in sé per sé, ma è quanto poi viene caricato. E quindi per le isolastre, sinceramente, eviterei carichi, cioè pensili in generale. Se poi si tratta di piccoli oggetti, quadri, via discorrendo, ecco, quello non c'è nessun problema. Perfetto, allora passerei ai soffitti. Cosa significa svincolare il controsoffitto sul perimetro? Ok. Svincolarlo, cercare magari di non collegarlo direttamente a quegli elementi strutturali che effettivamente possono portare a delle piccole vibrazioni alla parte perimetrale dei profili metallici e di conseguenza a tutto il controsoffitto stesso. Così come è importante quando si ha a che fare con delle superfici molto ampie, andare a realizzare dei giunti di dilatazione. Quindi cercare di svincolare propriamente con la realizzazione magari di altri sistemi accostati la parte perimetrale dei controsoffitti, quando appunto c'è la possibilità che gli assestamenti strutturali, così come anche eventualmente le dilatazioni termiche, qualora non c'è la possibilità di creare un giunto di dilatazione, il controsoffitto stesso. Nella maggior parte dei casi il giunto di dilatazione comunque è sufficiente per garantire sia il contributo alle dilatazioni termiche che anche alle piccoli diciamo spostamenti che ci possono essere dal punto di vista strutturale. Però è ovvio che se il controsoffitto dovesse subire uno spostamento laterale, è ovvio che e non riesce ad assorbirlo attraverso questi giunti, è ovvio che si vengono a creare delle cavillature. Perfetto, allora sempre sui controsoffitti, in caso di sisma, i controsoffitti che sicurezza le persone mi garantiscono? Ok, allora, possiamo fare in quel caso una sorta di predimensionamento, cioè dare delle indicazioni di massima su quello che è l'interasse giusto da poter utilizzare nel caso in cui, come richiesta principale, c'è un controsoffitto antisismico. Quindi, in base a queste valutazioni, noi possiamo dire effettivamente qual è l'interasse giusto, sia dell'orditura primaria, secondaria e dei pendini, per garantire che a causa di elevate sollecitazioni sismiche il controsoffitto non possa subire danni o cedere, ecco, dal punto di vista strutturale. In quel caso, noi consigliamo sempre di andare a utilizzare non i ganci o i pendini standard, cioè il pendino ad occhiello chiuso, ad occhiello aperto, ma di utilizzare quello che è il sistema Nonius. Sistema Nonius, che è un sistema costituito da una diversa serie di elementi, oltre ad avere un opportuno pendino molto robusto, pendino tra l'altro forato, di dimensione ovviamente più importante rispetto a quello che è il classico pendino ad occhiello, quindi quello che abbiamo visto qui in foto, e poi questo pendino Nonius si viene direttamente a collegare all'orditura metallica garantendo la giusta resistenza alle sollecitazioni. Quindi questa è la nostra indicazione. Poi non abbiamo ancora
studiato un sistema antisismico vero e proprio per quanto riguarda i controsoffitti realizzati con le strutture, cioè con le lastre standard, perché servirebbe un sistema di controventamento ad hoc per cercare di appunto far assorbire al controsoffitto tutte quelle che sono le sollecitazioni che agiscono nel piano parallelo al controsoffitto. Allora, perfetto, ti ringrazio per la risposta. Ci sono altri che sono dei casi specifici? Io direi che questi rimandiamo a voi la risposta. Un paio di edifici in pietrame, uno con muratore in pietrame, uno nella montagna abruzzese. C'è un altro caso specifico di una camera da letto libera su tre lati, ma di cui solo due hanno una copertura a cappotto esterno. Questi casi qua che sono specifici li rimandiamo a voi per una risposta, Sì, perfetto. girandovi ovviamente le domande. Credo che invece le questioni generali, spostandoci un po' da un argomento all'altro, le abbiamo più o meno evase e risolte tutte. Allora, Meno male. io ringrazio tutti voi per aver partecipato. Invece, questioni che ci state chiedendo, ovviamente l'avevo detto all'inizio, ma magari qualcuno si è collegato con qualche minuto di ritardo. Le slide che sono state mostrate dall'ingegnere Federico Gazzari quest'oggi le troverete via posta elettronica, ve le invieremo via posta elettronica, riceverete un link ovviamente per poterle scaricare tra un paio d'ore circa, quindi dopo cena diciamo le trovate, le potete già scaricare, questo perché soprattutto quando vi ho fatto vedere le caratteristiche delle varie lastre, magari qualcuno ha piacere di andare un attimino a rivedersele nel dettaglio e con calma. È possibile rivedere anche il webinar, così come è possibile rivedere gli altri due appuntamenti di questo ciclo Isolare 110% sul nostro canale YouTube. Ricordo a tutti che è Edicom News, il canale YouTube, quindi se vi siete persi l'inizio piuttosto che uno di questi tre appuntamenti, tranquillamente andate lì, lo trovate. Trovate anche tanti altri video che sono un po' lo storico dell'attività fatta in questo ultimo anno, ce n'è di tutti i colori perché come amo definire ci occupiamo un po' partiamo dalle fondazioni, arriviamo fino all'interior design, quindi trovate un pochino di tutto. Qualcuno ci ha già chiesto qualche informazione in più su Key Wireless, ecco, sarà uno degli argomenti del prossimo ciclo con Knauf. Troverete in calendario nei prossimi giorni i vari appuntamenti, quindi la raccomandazione è quella di tenervi informati sul nostro calendario Eventbrite. Federico, ti lascio salutare per qualche ringraziamento. Sì, davvero grazie, grazie a tutti perché comunque a me in primis fa veramente piacere quando diciamo c'è una partecipazione costante a questi webinar perché ci danno la possibilità comunque di far conoscere non soltanto le nostre soluzioni, ma possono diciamo anche essere degli spunti di interesse dal punto di vista tecnico, quindi dal nome di tutta l'azienda vi ringrazio sicuramente per questa possibilità e per l'attenzione. Rimanendo comunque a disposizione come ufficio tecnico a tutte le domande, sia per email che telefoniche, andando sul nostro sito potete trovare i contatti di riferimento, quindi dove chiamarci e dove scriverci. Perfetto, allora io mi unisco ai complimenti che stanno arrivando ovviamente alle tue argomentazioni, alla tua trattazione di questo webinar. Ringrazio tutti voi per aver partecipato. Noi ci vediamo ancora in settimana e auguro a tutti una buona serata. Grazie a tutti.